Brumotti rilancia il parco nel mondo. Boom di richieste in pochi giorni. Agenzie turistiche interessate al Cilento hanno contattato gli uffici dell'ente dagli Emirati Arabi, dalla Germania, ma anche dalla Cina e dall'America. Le immagini del Cilento, postate sui social dal campione Vittorio Brumotti, hanno già riscosso un grandissimo successo. Lo spot vero e proprio sarà pronto tra qualche mese, spiega il presidente del parco Tommaso Pellegrino, ma le immagini che girano in rete hanno già spopolato. E a parlare sono i numeri. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate di agenzie turistiche, associazioni sportive, amanti della bicicletta che vogliono venire a conoscere la nostra terra. Tra gli interessati è anche Sheikh Hareb, il ministro per lo sport degli Emirati Arabi, che ha postato su Instagram il video girato da Brumotti sulla cima del Monte Cervati. Si tratta di un'opportunità unica e straordinaria per la promozione del nostro territorio, continua Pellegrino, che guarda oltre i confini nazionali, che vuole intercettare nuovi canali turistici. Il progetto è stato ideato dall'ente Parco, ma è stato finanziato quasi totalmente dal Ministero dell'Ambiente. Il Parco ha investito solo 5.000 euro. Si tratta di fondi destinati esclusivamente alla promozione turistica, mette in chiaro Pellegrino, quindi non utilizzabili per altri scopi. Se non avessimo girato lo spot nel Cilento, lo avrebbero girato sicuramente in qualche altro parco nazionale. E smorza anche le polemiche sui costi. A prescindere che il parco ha speso solo 5.000 euro, spiega il presidente, va detto chiaramente che 30.000 euro, 5.000 euro del parco e 25.000 del ministero, per uno spot di questo genere e con un testimonial così conosciuto, sono davvero poca cosa. Basta fare un giro in rete per capire che i costi sono ben altri. Una regione italiana nel 2008 ha speso quasi 5 milioni di euro per uno spot con un personaggio sportivo. Vittorio Brumotti, volto noto di Striscia la Notizia, è entrato 10 volte nel Guinness dei primati grazie ad incredibili imprese sportive in sella alla sua mountain bike. Adesso la sua impresa è valorizzare il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.